Siamo a venerdì e come ogni venerdì torniamo a parlare di ETF e di quelli che io potrei valutare da inserire nel mio portafoglio. A chi di noi non piacciono gli animali? Chi non li ama? Chi non ama gli animali domestici? E se non li ami, beh, ho un po' di dubbi su di te. Oggi ti voglio parlare di questo settore grazie a un ETF specifico nato veramente da pochissimo, ma ne parliamo solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto ed educatore finanziario IF. Oggi si va a parlare dell'amore per i pets, i cosiddetti animali domestici. Mai avrei pensato che un prodotto come questo potesse esistere. E non lo considero una cavolata, attenzione, in quanto si parla comunque sempre di business e gli affari si fanno sulla emotività e sulle abitudini delle persone. E gli animali domestici fanno parte di questo universo al 100%. Prima di andare al PC, come sempre, naturalmente ricordiamo che questi non sono consigli finanziari, né tantomeno consigli a investire su questo strumento o a investire in generale. Io non sono un consulente finanziario, ma porto questi contenuti solo ed esclusivamente a scopo informativo. Fate sempre le vostre opportune valutazioni dei vostri studi. Inoltre, se vuoi sostenermi sul canale anche con un caffè al mese, puoi abbonarti qui su YouTube o sostenermi anche su Patreon se credi in questo mio progetto. Se poi vuoi sostenere con me una call per una formazione di educazione finanziaria, trovi come sempre il link qui sotto in descrizione. Andiamo al PC a parlare di questo ETF e poi torniamo qui con le ultime considerazioni. Ed eccoci qui su Just ETF, l'ETF è della RISE e si chiama RISE Pet Care. Il ticker è PETS con la Z finale e va a replicare l'indice Foxberry Pet Care, che replica aziende di tutto il mondo che offrono prodotti e servizi per la cura degli animali domestici. Ciò include ad esempio prodotti legati alla loro alimentazione, alla cura e alla proprietà degli animali domestici. È un ETF praticamente anche questo incartato da breve, come quello della genomica che abbiamo visto settimana scorsa. Una dimensione del fondo che è al di sotto del milione di euro, praticamente una replica fisica totale, con un TER dello 0,45% e una politica di distribuzione ed accumulazione con una data di lancio che è il 30 marzo 2022, ha praticamente 3 mesi di vita questo ETF. Proprio per questo motivo non troviamo particolari informazioni su Just ETF e infatti dalla sua creazione, viste le dinamiche di mercato in questo periodo, è andato a perdere un quasi 14%, però rispetto all'ETF sulle genomica che aveva perso un 40% ci possiamo anche ritenere fortunati. Però, come dicevo prima, essendo un ETF molto nuovo e ancora incartato nel proprio packaging, dobbiamo andare sul sito dell'emittente per andare a scoprire cosa comporta investire in questo ETF. Lo troviamo qui, il RISE Pet Care UCITS ETF. PETS è il primo fondo europeo dedicato alla pet care e fornisce appunto agli investitori un'esposizione alle società destinate a beneficiare dalla maggiore diffusione e umanizzazione di animali da compagnia. L'efficienza ovviamente di questo ETF è che si può andare a investire in alcune società che vanno a comporre il loro fatturato sull'investimento di animali domestici, però essendo aziende particolarmente settoriali è difficile andare anche ad analizzarle in maniera piuttosto approfondita, e l'ETF offre appunto la efficienza di andare a investire in decine di società che sono posizionate in questo settore, ma per le quali magari non si potrebbe essere in grado di andare a studiare in maniera abbastanza approfondita. Il net asset, come dicevamo prima, è sotto il milione di euro, infatti sono 808 mila dollari, per cui molto al di sotto degli 8 milioni di euro, un expense ratio dello 0,45% del TER, come dicevamo prima, data di lancio 30 marzo 2022, il numero delle posizioni è di 30, è un ETF domiciliato in Irlanda. Quali sono le top 10 holding? In realtà abbiamo detto che sono 30 e le vado ad aprire tutte in modo tale da anche da andare a capire quali sono quelle, magari ce ne possa essere qualcuno che conosciamo, perché io fra queste, fra le prime 10, non ne conosco neanche una. Abbiamo Patterson Cos, Covetrus, Elanco, Petco Health, Pet Center Commercio, Idex, Tractor Supply, Fresh Pet, Zoetis e Tupanion. E se si può vedere, diciamo queste prime 10 più o meno vanno a coprire il 45-48% della ponderazione totale dell'ETF, per cui è un ETF che su quelle appunto 30 posizioni, le prime 10 circa vanno a coprire quasi la metà di tutto quello che è le holding dell'ETF. Ho aperto adesso l'elenco completo per vedere se riusciamo a trovare qualche azienda che conosciamo, ma a parte CVS Health e Orion Corporation, io non vedo nessuna azienda di mia conoscenza. Ecco, c'è Clorox. Comunque aziende che effettivamente non sono molto conosciute.
ETF molto particolare, molto rischioso, molto settoriale. Ci andrei a investire? Non so, sinceramente, pur essendo un forte amante degli animali, è piuttosto complesso andare a capire da dove queste aziende vanno a reperire i loro profitti e i loro diciamo revenue, il loro fatturato. Sarebbero da studiare veramente in maniera approfondita, perché è un settore che, pur essendo un amante degli animali, come la maggior parte di noi siamo, comunque questo non significa che siamo esperti nelle produzioni di cibi o tutti quegli servizi che sono legati al mondo degli animali, della compagnia, per cui un ETF potrebbe essere una soluzione per diversificare in maniera, diciamo, opportunamente bilanciata, ma allo stesso tempo non ci andrà a investire finché non abbia capito effettivamente le prime, almeno le prime 5 aziende, come vanno a reperire i loro fatturati e i loro margini. Per cui basta così, torniamo a me stesso. Bene, dammi una tua qui sotto nei commenti e fammi sapere se conoscevi questo ETF o se lo seguivi magari scodinzolandolo nella tua watchlist. Sei già nel tuo portafoglio? Come lo consideri? Rischioso, inutile oppure un'opportunità da non perderti? Oppure la classica nuova moda degli investitori? Spero di avere un tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per fare crescere me e tutta la community. Come sempre cerchiamo di aiutarci a vicenda con tanti commenti, scambiandoci opinioni e aiutiamoci a crescere sempre e comunque tutti insieme. Ti chiedo come sempre di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo su questo canale ti invito a iscriverti e a cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Oggi è venerdì, come sempre ultimo video della settimana, per cui noi torniamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Buonanotte Mercati per iniziare una nuovissima settimana editoriale. Ti auguro un felice fine settimana. Ciao!